non solo quadri, opere e sculture. Per la prima volta al Palazzo Malatestiano di Fano entra anche la musica. Attraverso l'iniziativa Risuonano i Musei, una serie di concerti organizzati dall'Ufficio Cultura del Comune in collaborazione con Fano Jazz Network. Il programma, che rientra negli eventi legati al Natale, vede una serie di 4 concerti, 2 dei quali già conclusi a fine dicembre, mentre i restanti si svolgeranno il 3 e 5 gennaio a partire dalle ore 18:30 all'interno della Pinacoteca. Unire arte sonora ad arte visiva è assolutamente importante, siamo molto contenti, ma è un evento che nasconde molto di più, è un primo passo per rivalorizzare e riscoprire, far riscoprire alla città quello che è il tesoro, la meraviglia del Museo del Palazzo Malatestiano, che però a tante criticità. Facendo la meravigliosa scalinata storica vediamo che ci sono delle barriere architettoniche che non vanno bene, che non possiamo accettare. Ecco perché a fine gennaio noi presenteremo un progetto per iniziare un percorso condiviso con la città, per ripensare quello che è il museo del Palazzo Malatestiano affinché vengano abbattute le barriere architettoniche e sensoriali. Non sarà una cosa immediata, però è un percorso già iniziato, già avviato. Il progetto è arrivato 32esimo ad un bando, non ha ricevuto il finanziamento perché lo ricevevano solo 5 progetti su più di 300 progetti presentati, ma siamo davanti a tantissime altre città ben più numerose e blasonate, e questo ci fa capire che la direzione è quella giusta. Quindi noi continueremo, non ci fermiamo, e soprattutto chiamiamo a raccolta la città per aiutarci a migliorare questo tesoro. Quindi la musica, un primo passo per abbattere le barriere.